Ma buongiorno ragazzi e benvenuti anche questa mattina all'appuntamento con la mia sbarbata. Quest'oggi andiamo a provare il secondo dei nuovi set di Toscana Factory Lab che mi sono pervenuti lunedì e che ho comprato proprio durante il fine settimana. Sto parlando di Odin Roses, eccolo qua, la cui immagine, una bellissima rosa, vi farà subito capire qual è la colonna portante di questo sapone. Io l'ho snasato, ma lo faccio di nuovo molto volentieri insieme a voi. Allora, questa è una fragranza praticamente per chi vuole vivere con quell'anima rock e ribelle, tipica del gruppo che negli anni 80 ha calcato le scene, cioè i Guns N' Roses, il momento della rasatura. La fragranza si apre subito con la rosa, che attenzione, non è una rosa dolce, smielata, stucchevole, ma è una rosa stemperata dall'incenso e dal geranio bourbon. Ma è nel cuore poi che si esprime al meglio l'altro ingrediente principe, che è l'oud, che viene praticamente miscelato insieme all'abdano, insieme al pacioli, per esprimersi al meglio. Nel fondo poi troviamo il vetiver, e anche una componente terrosa, quasi da giardino, che ci fa immaginare questa passeggiata in una giornata, oserei dire, di pioggia. A me dà quella impressione. Insomma, una bella ed interessante fragranza, sempre con la formula IB2, una formula rivisitata e corretta rispetto alla precedente, che a me già piaceva, l'ho provata, e che prevede una saponificazione in due diversi panetti. Uno che contiene la base portante che darà corpo e schiuma al sapone, l'altra tutti quegli ingredienti e quelle componenti cosmetiche, oserei dire, del sapone. Quindi il latte d'asina, che è un latte molto ricco e prezioso, ma anche l'aloe vera, il burro di karité, che è un noto emolliente. Fatti questi due impasti separati, poi vengono uniti e mescolati a freddo per evitare che il calore della frizione possa danneggiare praticamente l'impasto stesso. Uniti e fusi questi due impasti si arriva al risultato finale. Bene, quindi il vostro sondaggio aveva dato per vincitore il sapone che ho provato ieri, cioè Lorenz. Oggi abbiamo quest'altro. Come pennello vado ad utilizzare un Boti con questo bellissimo manico in resina blu, colore che io adoro, e questo bel ciuffone da 29 mm super high density, alta densità, doppia banda, molto molto interessante. E invece, come rasoio, vado a riutilizzare il Mjolnir by Sbarba, che è un rasoio che a me piace, l'ho detto sin dal primo momento in cui mi è arrivato e l'ho provato per la prima volta, perché è un rasoio che vi permette di sbarbarvi in completa ed assoluta tranquillità ed è molto efficace. Ha un bel peso, ben bilanciato, perché praticamente al centro il manico del rasoio si restringe a mo' di clessidra. Questo restringimento, oltre ad agevolarne l'impugnatura, permette anche di bilanciare la testa del rasoio insieme alla restante parte, insieme al corpo del rasoio stesso. Quindi il risultato finale è un attrezzo funzionale ed efficace. Vedete, questo è il restringimento di cui vi parlavo. Quindi di facile impugnatura, maneggevole, efficace e sicuro. L'ho armato con la katana, eccolo qua, del samurai tatara, e quindi penso, ragazzi, di avervi detto tutto.
Ultima nota, lo dico sempre, lo stand del rasoio è un unico corpo, cioè la base e questo perno sono un unico blocco. Il perno non è né saldato né avvitato in alcun modo, ma è tutt'uno. Detto questo, andiamo a procedere con la detersione del viso utilizzando il Daily Skin Cleanser della Depo. Andiamo, ragazzi. Benissimo ragazzi, ed andiamo adesso a sciacquare il viso. Bene ragazzi, inizio a riempire anche il lavabo e nel frattempo noi possiamo andare di panno caldo. Benissimo ragazzi, panno caldo è andato, voglio un attimo mettere a bagno anche il pennello e poi possiamo procedere con il prebalba. Eccoci qua, il prebalba in gel Noai. Perfetto ragazzi, allora andiamo adesso a montare il sapone, quindi vado a posizionare la cam, il cellulare a favore di scatto dove già ho messo una quantità di sapone e ci vediamo tra poco. Allora ragazzi, come vedete il sapone è già nella scatola, il pennello l'ho strizzato, quindi il ciuffo è umido, possiamo partire con il montaggio. E ragazzi, io direi che il pastone si è ben formato perché compatto e lucido, non ci sono più bollicine d'aria, quindi è pronto ragazzi per regalare un'esperienza di rasatura fantastica con questa base eccezionale di Toscana Factory Lab IB2. A questo punto ragazzi non mi resta che posizionare nuovamente il cellulare a favore di viso e quindi andiamo a procedere con il rituale. A tra poco. E ragazzi, siamo pronti allora, andiamo ad insaponare il viso.
Ok ragazzi, allora possiamo procedere a questo punto. Occhiali di ordinanza. Il montaggio, ragazzi, lo vedete, è eccezionale. È venuto benissimo. Il profumo è interessante perché praticamente è sensuale, ha quel retrogusto praticamente dolce ma pungente, al punto giusto, oserei dire, molto molto affascinante. Allora, mio need by Sbarba, armato con le lamette Tatala, partiamo con il verso Il Peno. La statura bella, confortevole e piacevole. Con questo profumo molto molto interessante, ragazzi. Perfetto, allora il primo passaggio è andato, quindi possiamo procedere a sciacquare il viso. Piccola aggiustatina, eccoci qua. Sciacquiamo il viso ed andiamo di panno caldo. Fantastico ragazzi, semplicemente fantastico, perché poi il panno caldo ha il merito di esaltare l'aroma, quindi nei vapori c'è quell'effluvio magico dell'aroma del sapone che è poesia ragazzi, è poesia allo stato puro. Allora, andiamo ad insaponare il viso. Eccellente ragazzi. Allora, occhiali di ordinanza, andiamo a proseguire con il verso obliquo o traverso.
Perfetto, ragazzi. Andiamo a sciacquare il viso. E procediamo con il panno caldo. Perfetto, ragazzi. Allora, andiamo nuovamente ad insaponare il viso. Perfetto, ragazzi, adesso prima di procedere con il verso del contropelo, io devo andare a recuperare la tavoletta freezer. Che cos'è la tavoletta freezer? È semplicemente una salvietta come questa che io ad inizio lasatura bagno per bene, ben impregnata, piego in quattro e strizzo appena. La vado a posizionare nel freezer in posizione orizzontale e in questa mezz'ora abbondante che è trascorsa è diventata rigida. Quindi io la prendo, la poggio sul lavabo, così mentre vado di contropelo si sarà ammorbidita al punto giusto da consentirmene l'utilizzo a chiusura come panno freddo o panno freezer. Quindi vi lascio per qualche secondo e vado a recuperarla. A tra poco. Ed eccola qua, ragazzi, la tavoletta freezer che non si piega e non si spezza, ma si ammorbidirà. La mettiamo qui e noi andiamo a procedere con il contropelo. Perfetto, ragazzi, anche il contropelo è andato. A questo punto valuto l'opportunità, necessità di qualche ritocco. Perfetto, ragazzi, io direi che va benissimo così, quindi posso andare con una piacevole insaponata di cortesia. Perfetto,
Perfetto ragazzi, mentre io vado a godermi i benefici effetti di questa insaponata di cortesia, che non prevede ulteriori passaggi di rasoio, ma è solo un'insaponata per godere della fragranza in primis e per godere delle componenti del sapone sulla pelle, comincio a sistemare e a sciacquare il tutto e noi ci vediamo tra poco per proseguire con la skincare del viso. A tra poco ragazzi. Benissimo ragazzi, io ho sciacquato anche il viso e sono assolutamente pronto per andare ad applicare la salvietta Freezer, che è particolarmente rigida questa mattina. Eccola qua, ci siamo riusciti, andiamo ad applicarla. Ottimo ragazzi, andiamo a tamponare il viso. Perfetto ragazzi, allora mentre il viso torna a temperatura ambiente, finisco di sistemare e ci vediamo tra poco. Benissimo ragazzi, ed andiamo ad applicare la crema riparatrice Pro Victis del saponificio Varesino. Ottimo ragazzi, allora, mentre io attendo che questa portentosa crema ricca di emollienti e di nutritivi che dona un cappottino termico a questa pelle che subisce comunque un trauma dalla rasatura, mentre io mi godo questa crema, fermo il video, finisco di sistemare e ci vediamo tra poco. Ebbenissimo ragazzi, possiamo andare ad applicare il latte dopo barba al tabacco verde di Antica Barbieria Colla. Perfetto ragazzi, mentre anche questo latte si assorbe, io fermo il video, finisco di sistemare e ci vediamo tra poco.
E benissimo ragazzi, siamo pronti per l'applicazione dell'Aftershave Toscana Factory Live Old and Roses. Andiamo un po' ad agitare il flacone ed andiamo a applicare, a concludere così il rituale della sbarbata. Molto molto bello ragazzi, a carattere. Allora, questa profumazione ha carattere perché c'è la rosa, ma è una rosa forte, è una rosa dove si vanno poi a miscelare altri sentori che le danno un'anima, ecco, rock, è il caso di dirlo. È una fragranza che ha carattere. Molto molto bella, ha personalità. Indossare questo aftershave dà personalità, una personalità forte, giovane, matura, consapevole, oserei dire. Molto molto interessante. Mi è piaciuto perché voi mi insegnate, ragazzi, che nell'aftershave si estrinseca appieno la fragranza, che magari nel sapone non viene colta appieno, perché mettiamo il sapone, poi ci andiamo a radere, poi sciacquiamo. Invece l'aftershave si va ad impregnare la pelle e quindi viene fuori proprio tutta la fragranza. Molto bello questo set, mi è piaciuto, ottimo. Allora ragazzi, non che quello di ieri sia cattivo o Beatrix sia cattivo, sono tre reinterpretazioni della rosa, ok? Quindi magari poi farò un breve video dove parliamo dei tre set. Ok ragazzi, come proseguiamo? Prima colazione di ordinanza, poi andiamo con la Rescue Potion di Zingari Man, soluzione oleosa, altamente idratante ma di facile assorbimento. Ed a seguire andremo ad applicare la crema in gel effetto lifting di Bottega Verde e poi vado a concludere con il mio amato estratto di profumo fresco di Sicilia by Pantarei. Benissimo, ragazzi, a questo punto non mi resta che ringraziarvi ovviamente per avermi seguito sin qui. Vi auguro una buona giornata, un buon lavoro e noi ci rivediamo al prossimo video. Grazie a tutti, ragazzi, ancora buon lavoro e buona giornata. Ciao!